grazie a tutti per essere intervenuti, grazie per la pazienza che ci avete dimostrato di avere nei nostri confronti. Oggi presentiamo alla stampa questo concerto di Natale con la speranza che possiamo aprire questo periodo natalizio nel modo migliore e, come dicevo, come consuetudine da ormai 5 anni, il Palio di Taranto insieme alla Marina Militare organizza questo concerto utilizzando la disponibilità della Marina che ci concede l'utilizzo della fanfara dipartimentale della Marina Militare. Detto questo, io passo la parola al padrone di casa, che è l'assessore Cosa, nel nostro ramo allo sport e al turismo, perché Palio di Taranto fondamentalmente, voi sapete, è un evento sportivo che porta la nostra città di Taranto nei mari più lontani della città. E quindi Francesco Cosa per il Comune di Taranto. Grazie Franco, buongiorno a tutti, scusate per il ritardo, avete saputo, abbiamo una parte di città bloccata. Come diceva Franco Simonetti, questa è l'ennesima collaborazione tra l'amministrazione comunale di Taranto e il Palio di Taranto. Sicuramente in ambito sportivo sono tanti i risultati che portano alla ribalta la risorsa del mare promossa attraverso le attività che è espletata appunto Franco Simonetti con il Palio di Taranto. Ed è un piacere presentare anche quest'anno la 5ª edizione del concerto di Natale, un concerto che sicuramente va ad alleviare, va a dare un'offerta a tutta la cittadinanza, perché magari emergerà dopo un concerto gratuito e quindi si cerca anche durante le festività natalizie di alleviare i tanti problemi, i tanti dolori che affliggono le famiglie della nostra città, anche attraverso azioni di questo tipo, azioni culturali, azioni in sinergia con la storia della nostra città che è rappresentata dalla Marina, e quindi si cerca in sinergia di dare davvero un'offerta importante alla nostra città. Ovviamente questa la ritengo l'apertura degli eventi natalizi, perché siamo proprio all'inizio delle festività. A seguire avremo quest'anno un grandissimo cartellone di eventi natalizi, dove comunque a vario titolo vedranno ovviamente impegnati Marina, anche Palio, quasi tutte le associazioni del nostro territorio, proprio per rendere la nostra città sempre ospitale, sempre appetibile a chi ci osserva. E io passerei la parola. Grazie all'assessore, grazie che ha portato sicuramente anche il contributo dell'amministrazione comunale, perché chiaramente un evento come il Palio, che ormai ha assunto delle importanze anche per fuori della città, è importante che l'amministrazione comunale sia presente in questo evento. Parliamo naturalmente del concerto di Natale, per poi riparlare di sport. Il comandante Benedetto Esposito, il capufficio stampa del Comando Marittimo Sud, qui gli diamo il benvenuto perché rappresenta in questo momento la nostra comunità. Prego comandante. Grazie. Noi come ogni anno siamo molto contenti di offrire questa possibilità di valorizzare la nostra fanfara, che è una tradizione, e quindi soprattutto di fare sistema con la città di Taranto per il rilancio, come diceva l'assessore, di questa splendida provincia. Grazie. Grazie comandante. Ovviamente parliamo di musica, parliamo di Natale, però prima vorrei passare la parola al nostro presidente del CONI di Taranto, perché come ho detto prima il Palio è sport, però in questo momento diventa anche musica e diventa anche attrazione per la città. Palio di Taranto, una cosa importante, con il concerto di Natale intende aprire i festeggiamenti dei 30 anni che il Palio di Taranto è presente sul territorio, quindi 2016 è l'anno dei 30 anni del Palio di Taranto. Col concerto di Natale apriamo questi festeggiamenti, ci saranno una serie di manifestazioni sportive che ovviamente poi in un'altra sede noi comunicheremo. Il dottor Giuseppe Benita per il Comune di Taranto. Il Palio di Taranto è sport a tutto. Io ho avuto il piacere di seguirlo dalla nascita ai giorni di oggi e ho potuto notare una crescita anno dopo anno fino a superare addirittura le barriere continentali. Franco Simonetti, che il Palio sculta il teatro naturale che è il nostro mandato. Nessuna
nessun teatro è a costo zero ed è facilmente il nostro mare. E questa giornata segue quella importantissima di ieri, come quella che ha fatto la logistica, tavolo finalmente si è arricchito di qualche cosa in più. Non so che cosa ci può dare la tavola oltre a quelle che abbiamo, comunque è una buona base di partenza. Le mie congratulazioni vanno anche all'amministrazione comunale che finalmente ha capito nella persona del dottor Cosa che sport e cultura sono il trampolino di rilancio per migliorare tutte le attività della nostra tavola. Ringrazio anche il Studio Centro perché è partner importante per la comunità. Senza di questi sponsor primari, il povero Simone non sarebbe rivolgersi. Però lui merita tutta la nostra stima e tanto sportiva deve essere grata a lui, a tutti i suoi amici, soprattutto i suoi collaboratori di quello che fa. Perché a mio modesto parere, subito dopo i ritmi della settimana santa, mi ripeto, come manifestazione culturale a tavola abbiamo il palio. Spero che questo palio non debba mai finire, se non altro per i nostri figli e i nostri nipoti, e ringrazieremo sempre la famiglia Simonetta, vi prego di dare finché è possibile una grossa mano. Grazie a dottor Daniglia, grazie a tutti quanti ancora. Naturalmente ha introdotto un tema che per me è fondamentale. Noi abbiamo bisogno dei giovani, quindi per portare avanti questo grosso evento c'è bisogno anche del cambio generazionale. Noi ci stiamo indirizzando verso questo cambio generazionale. Abbiamo fatto quest'anno un accordo con il Rota Giovani, e qui Ivo è presente proprio per questo motivo, per cercare di coinvolgere quante più forze possibile e soprattutto coinvolgere i giovani, perché sono il motore trainante della nostra città ormai, perché con loro veramente possiamo sperare che questa città possa andare avanti dimenticandoci alle spalle tutte le negatività che fino adesso noi stessi ci siamo piantati addosso. Andrea Simonetti, che oltre ad essere naturalmente mio figlio è l'addetto stampa del Palio di Taranto, vi darà qualche indicazione più dettagliata sul concerto. Sì, buongiorno a tutti. Dal punto di vista artistico è chiaro che il protagonista assoluto è la fanfara della Marina Militare, che per la quinta edizione abbiamo la fortuna di ospitare sul nostro palco che sarà quello del Duomo di San Cataldo appunto il prossimo 9 dicembre. La fanfara è diretta quest'anno dal maestro Indelicato ed è composta da abili musicisti ai quali poi saranno affiancati degli altri ospiti, tra cui la Chitarra Tarentum, che è un ensemble di chitarra diretta dal maestro Pino Correggio, docente del Conservatorio Paisiello e appunto fondatore di questa ensemble. Poi avremo un coro di voci bianche dall'abbazia benedettina di Noci, quindi loro sono diciamo dei portatori del canto gregoriano, che è un genere sicuramente poco conosciuto e poco popolare, ma che avremo l'opportunità di apprezzare appunto nell'ambito del nostro concerto. Avremo anche una piccola parte dedicata alla recitazione con l'intervento di un attore tarantino, Adriano Fazzolaro, che tra l'altro è un nostro socio del Palio, è un attore che si cimenta anche con ottimi risultati nella voga. La serata sarà condotta da Rosalba De Giorgi, che abbiamo riconfermato dopo l'esperienza positiva dell'ultima edizione al concerto del Teatro Orfeo. Quindi promettiamo sicuramente una serata piacevole in compagnia di buona musica e si spera di tanti tarantini che vorranno venire a seguire l'evento. Ricordo a proposito che gli inviti sono ancora disponibili e si possono richiedere presso l'Associazione Palio di Taranto o anche presso, eccolo qui, è arrivato da nulla. Dicevo, l'invito si può reperire appunto contattando l'Associazione Palio di Taranto o il Rotary Club di Taranto. Grazie. Grazie ad Andrea. Non in ultimo, ci siamo riservati questa bella collaborazione con il Rotary.
giocare, come ho detto prima, abbiamo preferito i giovani perché dobbiamo fare in modo che questo evento possa avere veramente tanti giovani avvocati. Io lo dico, qui abbiamo due avvocati, sono due persone che si sono affacciati a fare questa attività, che non conoscevano forse neanche che esistesse una barca, 10 remi, che c'erano i remi, che si poteva andare a fare boga attraverso o nel mare di Taranto, quindi vedere queste bellezze, una cosa sensazionale che pochi tarantini purtroppo conoscono. Abbiamo messo in barca 10 ragazzi di una scuola che non erano neanche loro mai saliti in barca, in 5 giorni sono diventati, non dico campioni, ma hanno assunto una padronanza della barca incredibilmente, talmente valida che abbiamo deciso di portare ad un campionato regionale che si svolgerà nella prossima estate. Quindi non prendi per la ripropa di giovani. Vabbè, ripropa di giovani in realtà, la famiglia. Nico Monfredi. Grazie per la partecipazione innanzitutto. Noi quest'anno, all'inizio dell'anno sociale, abbiamo deciso di intraprendere tutta una serie di attività che avevano, diciamo, tre pilastri, come il frontone di intento, che sono cultura, beneficenza e attenzione al territorio. Perché il Rotaract, facendo parte della famiglia di Service Club, cioè dell'associazione di servizio, credo che sia il caso che certamente faccia qualcosa per il territorio su cui opera. E siccome quest'anno abbiamo deciso di dare particolare attenzione a questo aspetto, abbiamo deciso di curare e di prendere in adozione, diciamo così, un ipogeo della città vecchia, perché adesso si stanno riscoprendo questi tesori nascosti che ci sono. E grazie ad un'associazione che opera professionalmente in questo, che è l'associazione Nobilissima Taranto, abbiamo deciso di impegnarci per restituire alla città una delle sue bellezze dimenticate. Quindi tutte le nostre attività saranno avranno come filo conduttore quella di raccogliere fondi che poi saranno appunto destinati al recupero di questo sito in progetto, che più avanti sveglieremo qual è, e che consisterà praticamente in un intervento murario di impiantistica e di aerazione per fare in modo che la nostra città possa richiedersi di un'altra chicca. A settembre noi abbiamo chiesto alla Fondazione Palio di Taranto di unirci nell'organizzazione nei limiti delle nostre possibilità di questo evento. Perché? Perché a parte è un evento a cui magari tanti di noi anche singolarmente negli anni passati hanno partecipato, però proprio nell'organizzazione, perché credo fortemente che eventi come questo, in un periodo così difficile, anche stesso per le famiglie, per le persone, creare quindi un'occasione di aggregazione e di spensieratezza, potesse rientrare nell'azione sociale di quest'anno. Per cui ringraziamo il Palio per l'opportunità che ci sta dando. Speriamo di essere all'altezza e nel nostro piccolo non mancheremo mai di dare il nostro contributo alla nostra città, perché qui operiamo, qui viviamo e qui vorremmo un domani che vivano anche i nostri figli. Bene, grazie Nico. La nostra invece parte di ricavato dal concerto sarà devoluta a favore della Chiesa di San Giuseppe per le attività sportive che la stessa parrocchia utilizza per i ragazzi di Taranto. Sembrato comunque mantenere il tutto nel borgo antico di Taranto, in questa splendida isola che abbiamo, che tra le altre cose anche oltre al mare, per un'isola è poco conosciuta. L'assessore alla cultura Pinoiani, che è stato ha già parlato l'assessore per lo sport, con piacere, perché su questo connubio tra sport e musica, e tra sport e cultura, mi sembra veramente felice. Io il mio apprezzamento a Fabio, trovo veramente notevole il contenuto che ho sentito, anche di valorizzazione del coro, del far venire a Taranto, insomma, il coro della Madonna della Scala.
questa musica gregoriana che è fantastica e che non è molto popolare probabilmente perché noi adesso abbiamo altri tipi di distrazioni, ma che Protolla la fa diventare sicuramente popolare perché è bellissima, è gregoriana e quando viene ascoltata è particolarmente apprezzata dai giovani, quindi mi sembra una operazione culturale felicissima inserita nel contesto del Natale. La musica gregoriana mi pare un'idea veramente, veramente notevole che io apprezzo tantissimo, come apprezzo l'iniziativa della Rota che vorrei valorizzare di intervenire in ipogeo. Noi come amministrazione comunale stiamo facendo la nostra parte negli ipogei di nostra proprietà del comune e stiamo avviando lavori di messa a norma di almeno tre ipogei comunali e speriamo di poterne aprire almeno uno per il tesoro, sicuramente anzi ne apriremo uno per il primo, cioè, speriamo tutti e tre, ma almeno uno, cioè il Franco sicuramente sarà a disposizione e fruibile dalla città per il periodo di Natale, poi ovviamente per il proseguo. Non si possono fare attività diciamo particolarmente intense all'interno dell'ipogeo perché essendo una struttura chiusa sono delle normative di sicurezza da rispettare, quindi diciamo, l'animazione che comunque garantiremo avrà questi limiti, ma certamente noi diamo un contributo anche per rivitalizzare gli ipogei e la città vecchia del periodo natalizio anche da questo punto di vista. I miei complimenti per questa esperienza. Grazie all'assessore Ian. Visto che qui diciamo, l'attore, anticipiamo quale sarà il suo intervento al concerto. Naturalmente, siccome parliamo di Natale, abbiamo pensato di fargli recitare, che non reciti qua, non si preoccupare. Canterà mai? No, reciterà due brani, uno del preso dalla commedia di Edoardo De Filippo, Natale in casa Cupiello, approfittando anche del fatto che il figlio Luca compasso, quindi prenderemo un brano della commedia e poi l'altro brano Laudato sia Signore, che sarebbe il cantico delle creature di San Francesco, che è stato ripreso adesso dal Papa in occasione del ascolteremo questi due brani e poi naturalmente la fanfara con i brani suoi musicali che non vi sto qui a elencare perché sono talmente tanti. L'unica cosa che continuo a dire è grazie per tutte le collaborazioni che avete ancora una volta con Cesta Fabio, grazie ad Andrea, al Nico, grazie alla Marina, ai fondatori del Palio e speriamo a nobilissima tarda che è presente qui il nostro amico Paolo Conte. Ci salutiamo e speriamo di vederci tutti quanti il 9 dicembre al Duomo di San Cataldo da